Ancora in diretta con Volta la carta, ho cambiato compagno, adesso con me c'è Danilo. Buonasera Dani. Buonasera a tutti. Come buonasera va? Antonello. Bene, bene, una meraviglia. Ce la caviamo, sì. Insomma, non ci si lamenta. E allora stasera dobbiamo fare un'intervista a uno scrittore davvero molto bravo. Se non sbaglio è sardo, giusto? È sardo, come il nostro Eric, che è qui presente tra l'altro. Sì, è vero, gliel'ho detto che... ci ha salutato dalla finestra. È sassarese, si dice sassarese Eric? Ok, sassarese. Dovrebbe essere sassarese. Perfetto, allora si chiama Gianni Tetti e il libro si chiama Mette Pioggia. Mette Pioggia, un sì, un bel libro di 200 pagine pubblicato da Neo Edizioni. Particolare, un libro davvero scritto molto bene. Allora lo lasciamo spiegare a lui. Assolutamente è un po' complicato. Sì, anche perché è complicato. Quindi perché hai scelto questo libro? Perché aggiungendo la pagina di Neo Edizioni ho visto che erano tra i loro ultimi libri pubblicati, mi piaceva la trama e dico lo compro e lo contatto. Ok, perfetto, quindi una scelta così di cuore, senza troppe locubrazioni. Va bene, allora noi nel frattempo cerchiamo di chiamarlo, di sentirlo. Ci proviamo, che facciamo? Ascoltiamo la prima canzone? Ci ascoltiamo una canzone, poi rientriamo con lui. Va bene, allora non cambiate frequenza perché tra poco ascolteremo, insomma intervisteremo questo scrittore davvero molto bravo. A tra poco. Il nostro ospite che è Gianni Tetti, se non sbaglio. Gianni, ci sei? Sì, sono qui. Ah, ok. Oh, buonasera Gianni. Allora, io sono Antonello, qui con me c'è Danilo, che lo conosci, credo, ormai siete amici. Buonasera, sì, buonasera. Ci siamo sentiti questo pomeriggio. Ciao Danilo. Ciao. Ciao Antonello. Allora, parliamo un po' di questo libro, davvero, davvero molto bello, scritto in maniera magistrale, direi, davvero, davvero particolare e anche molto bella la trama. Quindi, insomma, introducici un po' un attimo nell'ambiente di questo libro. Beh, Mette Pioggia racconta la storia di una cittadina, per la precisione di una via, dove ci sono una serie di personaggi che abitano tutti l'uno vicino all'altro, e fondamentalmente si ignorano, vivono chiusi in loro stessi. Contemporaneamente c'è anche una storia, insomma, più grande che, direi, coinvolge il mondo in un certo senso, anzi, non in un certo senso, coinvolge proprio il mondo. Di cui questi protagonisti non si rendono assolutamente conto, e c'è una persona che abita forse un po' più in là nella via, sempre nella stessa via, che li vede tutti i giorni pur non conoscendoli, che invece suo malgrado si rende conto di quello che sta succedendo, e tutti hanno mal di pancia, e c'è questo vento, questo scirocco, direi opprimente, che spazza le strade. Il libro è ambientato in Sardegna, noi abbiamo lo scirocco, ce l'abbiamo spesso, così come il maestrale, che sarà un vento che poi arriverà verso il finale del libro. Insomma, beh, questa più o meno è la storia, è diviso in 7 giorni, e possiamo dire che in questi 7 giorni si vivranno le esperienze di tutti i personaggi, ma anche cambierà qualcosa nel mondo, cambierà qualcosa, insomma, in maniera abbastanza decisiva sulla Terra. E la vediamo dal punto di vista di una piccola cittadina, di una piccola via. Un po' come succede, non so, in Cloverfield, se avete presente quel film, dove vediamo questi mostri enormi che assalgono New York, però noi lo vediamo dal punto di vista di una telecamerina, di qualche amico che scappa senza mai capire cosa veramente sta succedendo. Amatoriale. Più o meno è questo. Sì, no, in questo caso più che amatoriale direi soggettivo, molto sì, soggettivo. Sì. Guarda, una piccola cosa, il paesino si chiama Lipintu? Possibile, lo ricordo bene? No, è Lipunti. Ho fatto l'anagramma. È una frazione di Sassari, è uno dei posti, è il posto che io conosco meglio di tutti i posti che io abbia mai conosciuto, perché è la frazione di Sassari dove io sono nato, dove ancora vivono i miei genitori e alcuni e parecchi miei parenti, quindi è proprio, diciamo, il mio luogo nativo. Sì. Quindi una parte del libro è un po' autobiografica, sì, in un certo senso. Ma autobiografica non direi, l'autobiografismo viene sfruttato, proprio la parola giusta è sfruttato, per portare avanti la storia, nel senso che molti scrittori,
dicono che bisogna parlare di quello che si conosce meglio. Ecco, io provo a parlare di quello che conosco meglio, raccontando anche storie che mi divertono, che spaziano in mondi che invece non conosce nessuno e non conosco neanche io. Per cui parlo di Li Punti, cercando di inventare una storia che è un po' è distopica, un po' è quasi fantascienza. Io è apocalittica proprio. È esattamente apocalittica, sì, volevo, mi ero promesso di evitare di dire la parola apocalittico, però non ce l'ho. No, no, per me è ancora più forte della distopia. Sì, no, è assolutamente apocalittico, insomma, il romanzo è un'apocalisse, è la storia di un'apocalisse, potremmo dire. È vero, guarda, poi approfondiamo un pochino nella trama, vorrei dirti un po' di cose che ho pensato io leggendolo, però adesso, guarda, ci ascoltiamo una canzone. Ci ascoltiamo il primo brano che dovresti aver scelto tu, tra l'altro. Quindi, se la nostra regia è pronta, ce l'ascoltiamo e torniamo tra poco. Non ci abbandonare, eh? A tra poco. Benissimo, no, sono qui. Bolero, una canzone bellissima, ancora in diretta con Volta la Carta. Dovrebbe esserci in linea con noi Gianni. Pronto, Gianni? Sì, ci sono, mi sono goduto il bolero. Bellissimo, tra l'altro. L'abbiamo accorciato un pezzettino, ci dispiace. Giusto un tantinello. Vabbè, giustamente. Non è propriamente radiofonico, Bolero. Non è esattamente un pezzo. Ravel non ci stava pensando, insomma. Non credo. Guarda, però la scaletta, dobbiamo dire, è piaciuta molto alla nostra Lauretta, che è colei che ci prepara sempre le musiche. Ti fa l'applauso. Grazie, io applaudo lei. Va bene, allora andiamo avanti un po' con la trama del libro. Prego, Danilo, tu sei l'esperto in questi. Allora, come detto prima, il libro si svolge nell'arco di una settimana. Ogni capitolo ha il nome del giorno: lunedì, martedì, mercoledì. In più, ogni giornata ha un sottocapitolo, diciamo. E praticamente i personaggi cambiano di giorno in giorno. E la cosa che ho notato subito io è che nella prima parte di questi sottocapitoli viene utilizzata la terza persona, e poi nella seconda parte, di solito, solitamente, quella più lunga, utilizzi la prima. E già questo per me è abbastanza difficile da fare a livello tecnico. In più, c'è questa cosa che, diciamo, i protagonisti ogni capitolo cambiano di giornata in giornata. E una cosa che ho notato io è che è scritto in modo che lì per lì non riesci a capire bene di chi si stia parlando, mentre poi pian piano, svolgendosi il capitolo, capisci che sta parlando di un'altra persona. È un po' come se tutti gli stessi personaggi avessero di qualcosa in comune. È quella la sensazione che mi è arrivata alla fine. Dimmi se ho delirato oppure è una cosa che tu hai cercato di fare. Ah, non hai delirato, sarò breve. Hai detto esattamente quello che ho cercato di fare. Ok. Ma quanto è stato difficile a livello tecnico da portare a termine questa cosa? Beh, in realtà, sì, è stato abbastanza difficile, soprattutto quando ho dovuto inserire ho dovuto inserire la storia di Zanon, e ho dovuto fare in modo che, come dire, appunto, si sposasse bene con il resto, con il groviglio restante, perché io lo vedo un po', il romanzo Mette Pioggia, lo vedo un po' come un labirinto, un po' come un groviglio, nel quale poi si inserisce appunto questa terza persona un po' più esplicativa. Per cui, ecco, in quel momento è stato difficile, perché ho dovuto decidere, ho dovuto pensare se usare la prima o la terza, e soprattutto cosa selezionare, ciò che volevo raccontare, cercando di non svelare mai troppo, di andare passo passo col lettore, ecco, ed incuriosire, insomma. Quello è stato abbastanza difficile. Poi i vari personaggi è una cosa che mi viene abbastanza bene, immedesimarmi di volta in volta in un diverso personaggio, così come utilizzare la prima persona. È una cosa che mi viene, direi che mi viene bene, nel senso che mi trovo a mio agio nel fare questo tipo di lavoro, insomma, che poi non chiamiamolo lavoro, nel divertirmi a far parlare tutta una serie di personaggi diversi. E la cosa più difficile in questo caso è riuscire a dare in ogni capitolo il giusto riferimento per orientarsi, insomma. Perché ovviamente, cambiando sempre la persona, bisogna comunque orientarsi, bisogna capire dove si è. Per cui a un certo punto ci rendiamo conto che il personaggio di prima abita di fronte a quello che sta parlando adesso, o che il personaggio che viene dopo viene citato nel telegiornale, o che, insomma, cioè,
cercare un filo della matassa, tenere le fila, di tenere tutti legati. Esatto, quella è la parte un po' più difficoltosa, però dopo una serie di riscritture insomma, poi alla fine ci si riesce. Quanto tempo ci hai messo per scrivere questo piccolo romanzo? Beh, circa, diciamo che parliamo dall'inizio alla fine, esattamente alla fine dell'editing con l'editore, direi circa 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, quindi hai avuto modo, insomma, di aggiustarlo bene, di farlo molto leggibile. Parecchio, se pensi che la prima versione io l'ho finita in 4-5 mesi, la primissima versione. Dopodiché tutto il resto è riscrittura, continua riscrittura. Senti, una domanda un po' personale, non so se ti offendi, spero di no, insomma, ma tu fai lo scrittore per lavoro oppure è, diciamo, un modo per divertirti, per insomma, fare una sorta di secondo lavoro? Innanzitutto è un modo per, più che divertirmi, è la mia passione. Quindi una cosa è la mia passione, a volte si potrebbe dire banalmente che è anche una maledizione, nel senso che poi vuoi scrivere, vuoi continuamente scrivere, quando non scrivi ti senti anche un po' in colpa a volte, quando non ci riesci non stai bene, insomma, è tutto questo. Poi in secondo luogo, diciamo che la scrittura nei suoi vari aspetti, cioè non solo nella scrittura dei libri, è anche il mio mestiere. Ho capito, quindi non fai nient'altro, insomma, per sopravvivere. Faccio tante cose, tutte legate alla scrittura. Perfetto, è stato chiarissimo. Allora, noi ti interrompiamo un'altra volta, ci ascoltiamo un altro brano che hai scelto te, poi torniamo e continuiamo a chiacchierare un po', va bene? D'accordo. A tra poco. Ancora in diretta con Volta la Carta, con noi dovrebbe esserci Gianni ancora, se non ci ha abbandonato. Pronto Gianni? Eccomi. Allora, ti volevo fare una domanda che sono prima qui. Mi sono... Non ti abbandonare. No, non ci abbandonare, per carità, perché sennò ci lasci in mezzo a una strada. Volevo farti una domanda, prima mi sono dimenticato di farla. Perché hai scelto Bolero, insomma, che non è una canzone, diciamo, commerciale, insomma, che si sente spesso? Sì, l'ho scelta perché il Bolero in realtà è molto legato a Mette Pioggia, perlomeno al ritmo di Mette Pioggia. L'ho ascoltata in loop direi quasi per un anno, o comunque per i primi mesi, nei primi mesi in cui scrivevo Mette Pioggia, l'ascoltavo in loop, l'ascoltavo in continuazione anche quando non scrivevo, perché volevo scrivere qualcosa che iniziasse un po' sottovoce come il Bolero e che poi terminasse pian piano in crescendo fino al tripudio finale, appunto, del Bolero. È qualcosa anche di un po' sensuale, ecco, dove ci si potesse in un certo senso anche perdere, proprio come il Bolero. Allora, visto che hai detto questa cosa, ti voglio fare un'altra domanda. Quanto influisce, insomma, la musica sul tuo modo di scrivere, anche a livello di idee di romanzo? Tantissimo. Nei Cani là fuori, che è il primo libro che ho scritto, era talmente tanto influente la musica che avevo pensato addirittura alla fine del libro di mettere la colonna sonora del libro, cosa che poi, insomma, non ho fatto, però, insomma, cioè, avevo pensato, e sono citate in continuazione delle canzoni, questo nei Cani là fuori. In Mette Pioggia ho ascoltato varie canzoni, soprattutto il Bolero, e influisce tantissimo, soprattutto nel ritmo. E poi io lo uso per scaturire dei sentimenti, per scaturirmi dei sentimenti, nel senso che se voglio scrivere qualcosa di sentimentale o di triste, metto una musica triste, se voglio scrivere qualcosa di allegro, metto una musica allegra, se voglio scrivere qualcosa che sia veloce, rapido, metto una musica rapida. Questo mi aiuta, insomma, a far uscire fuori sia i sentimenti che a regolare il ritmo della scrittura. Perfetto, sei stato chiarissimo. Quindi vai proprio a cercarti era per lasciarti influenzare, ti vai a cercare lo stato emotivo tu quando scrivi, quindi. Sì, ed è anche quello che cerco nel lettore, nel senso che la mia quello che provo a fare solitamente è di suscitare delle sensazioni forti, ancor più che delle emozioni, proprio delle sensazioni. Bello. E qual è per te il miglior modo per riuscire a influenzare il lettore, per riuscire a stimolare le sensazioni del lettore? O il migliore o quello che preferisci? Dimmi tu.
Non saprei, ti posso dire cosa faccio io, ed è in continua evoluzione comunque la cosa, perché ovviamente spero di farlo meglio, di imparare anche altri modi per creare delle sensazioni. Di solito sono molto diretto, se voglio dare, come dire, un pugno allo stomaco, e a me piace spesso dare dei pugni allo stomaco quando scrivo, sono molto diretto e sono molto veloce, frasi molto brevi, molto diretto, molto duro. Alternativamente invece quando voglio insomma cercare di accompagnare magari il lettore per una pagina, allora non so, ti posso dire cosa ho fatto nelle ultime volte, ho pensato al vento, a qualcosa di leggero, a una piuma, e mi sono messo là a scrivere cercando di essere il più leggero possibile. Ecco, è una sorta di training autogeno alla fine, cioè una cosa che tu ti devi autoconvincere di un qualcosa e poi la cerchi di trasmettere. Tecnicamente, esattamente, proprio tecnicamente sul testo non saprei descrivere. Non sai farmi esempi pratici. Sì. Beh sì, vabbè, sull'essere duri, diretti, cioè la frase breve crea comunque una certa velocità e una certa azione. La frase lunga è più avvolgente, magari può servire, ecco, per un altro tipo di sensazione, ecco, per sensazioni, certo, meno movimentate, diciamo così. Allora, una domanda prima... di usare anche... No, sì. finisci, scusami. Molte volte, siccome io mi occupo anche di cinema, cerco di usare anche a volte delle teorie, delle tecniche del montaggio cinematografico. Non sempre si possono usare, anzi, quasi mai, però quando si possono usare a volte mi diverto a trasformare blocchi di parole o blocchi di testo in cose da montare in un modo piuttosto che in un altro, proprio per ottenere degli effetti. Ma tutte queste cose le hai studiate, insomma, hai fatto un percorso di studi adatto, oppure sono frutto della tua curiosità, della tua intelligenza e basta? No, lasciamo perdere la mia intelligenza, no, ho studiato delle cose, ho fatto un percorso di studi, come dire, ad hoc, per questa vita, diciamo. Dopodiché però ti posso dire che tutto quello che puoi studiare, insomma, non vale la lettura di centinaia di libri, o anche guardare centinaia di film, o anche guardare la realtà, andare in giro, guardarsi attorno, assorbire quello che c'è intorno, dal libro, dal film, alla realtà, dalla serie televisiva, dalla pubblicità, dalla trasmissione, dalla bruttura, dalla bellezza del mondo, insomma, alla fine quello ti aiuta molto di più rispetto agli studi specifici, ai testi di scrittura creativa, per dire, o tecnici, insomma, sulla scrittura, eccetera, o a qualsiasi corso ognuno possa fare. Io credo che leggere ed essere un ottimo fruitore sia molto più importante che seguire un corso. Guarda, questa noi lo diciamo sempre, ma tutti quelli che abbiamo intervistato fino adesso ci hanno detto tutti la stessa cosa: se volete scrivere, innanzitutto dovete leggere. E sono stati tanti, anche insomma di livello, come Gipi, insomma, artisti anche abbastanza famosi, quindi evidentemente è una cosa verissima. Sì, penso che sia vera, bisogna leggere, poi a un certo punto bisogna avere il coraggio di scrivere. Sì, siamo d'accordo, assolutamente. Perché è fondamentale. A un certo punto io volevo fare lo scrittore, un po' tanti anni fa avevo fatto un corso, a proposito di corsi, con uno sceneggiatore molto importante, che si chiama Guillermo Arriaga, lo sceneggiatore di Amore Sperros, di Babel, insomma, dei film di Iñárritu, non so se avete presente. Ho avuto la fortuna, insomma, di averci un po' a che fare, di pranzare con lui, perché ho fatto dei lavori su di lui come ricercatore, e quindi di poter parlare con lui. A un certo punto mi ha detto: senti Gianni, se vuoi scrivere, sai cosa devi fare? Inizia a scrivere. Sì, non c'è nient'altro da fare. È vero, assolutamente. Se vuoi fare una cosa, falla, proprio, semplicemente. Esatto. E ti è riuscito subito? Assicurati di... Cioè, tu quando è che ti sei reso conto, a parte la vocazione, che hai anche delle potenzialità? Come te ne sei accorto, più che altro? Ma non credo di essermene ancora reso conto di avere delle potenzialità, sinceramente. Non è il caso di rendersi conto di queste cose, bisogna sempre cercare storie nuove, cercare di scrivere, di migliorare il proprio stile, insomma, io la vedo così, quindi diciamo che a un certo punto, quando presentavo dei racconti a dei concorsi, in particolare a un concorso che era un giallo Mondadori, mi sembra del 2007, ecco, incominciando a vedere che i miei racconti si classificavano, vincevano questi concorsi, ho iniziato a pensare che potevo mettere insieme un po' di roba
insomma, e proporla. Ecco, e sicuramente avere anche un po' di più maggiore sicurezza di me stesso su quello che stavo facendo, questo sì. Però poi non credo che ci si debba adagiare in niente, tantomeno neppure nella scrittura. Ok, guarda, è un punto di vista molto umile e pratico. E a me la praticità, beh, personalmente piace molto, e per me è anche importante in questo senso. Certe volte si fantastica troppo per me, però la praticità serve. Fantasticare ti rende tutto più duro. Assolutamente. Va bene, allora noi ti interrompiamo ancora un'altra volta, ci ascoltiamo un altro brano che hai scelto tu e poi torniamo e continuiamo un po' a chiacchierare. Di nuovo in diretta con Volta la Carta, ancora con noi dovrebbe esserci Gianni, il nostro ospite. Non so, Danilo mi stava dicendo qualcosa che non ho ben capito. No, chiedevo, ti volevo chiedere dalla mia copertina, perché quando ho contattato Gianni, innanzitutto ci senti? Sì, sempre qui. Ok, perfetto, scusami. Quando io ho contattato Gianni, gli ho detto: Gianni, ho appena comprato il tuo libro, ora lo leggo, ti volevo chiedere se sarai disponibile a concederci un'intervista. Gli ho detto, certo. Innanzitutto, molto bella la copertina, io sono abbastanza appassionato di disegno e di fumetti, quindi ho notato subito la copertina, mi piacciono molto sempre queste copertine di chi fa queste cose un po' distopiche, con questi uomini nelle città distrutte, vestito dalla tuta da sommozzatore. E la copertina sicuramente non so se l'hai decisa tu o l'ha decisa la casa editrice, se vuoi parlare anche di chi l'ha fatta, se lo conosci. Non l'ho decisa io, l'ha decisa la casa editrice, l'ha fatta Tony Alfano, che è è lo stesso artista che poi ha fatto anche la copertina del mio precedente libro I cani là fuori, e che cura tutto l'aspetto grafico di Neo. Ah, ok, perfetto. Vai, dimmi. Sì. Per me era perfetta comunque. Insomma, per me andava benissimo, mi è piaciuta subito quando me l'hanno fatta vedere. Di solito, insomma, la precedente volta mi avevano proposto due o tre copertine, questa volta me ne hanno dato una e mi piace l'ombrello rosso, mi piace il palombaro, mi piacciono gli alberi secchi dietro che sembrano quasi avvolgere il palombaro o fanno un effetto grandangolo, insomma, sul palombaro, insomma, no? È una copertina che mi piace, sono contento quindi di parlarne, di dire chi l'ha fatta. Assolutamente, è veramente bella. Guarda, c'è anche poi la parte sotto all'albero, che ci sono tutte queste roccioline che a me mi ricordano un po' questa cosa del parassita, pare, che viene sottoterra. Perché diciamo che praticamente in questo libro soffrono tutti di un forte mal di pancia. E scoprono, come c'è scritto nella sopra copertina, Arturo Zanon, che è un dottore, se ho capito bene, se non sbaglio, sì, sì. Un dottore scopre che praticamente c'è questa specie di parassita, trovano nel corpo di una donna che assomiglia a della muffa, praticamente. Sì, sì, non mi vorrei molto addentrare nella copertina. Giustamente. No, ti ho fatto una domanda, infatti, che ti vorrebbe mettere in difficoltà, però vabbè, io ci ho visto... Però ti posso dire una cosa. Sì, sì, sì. Ti posso dire una cosa, che questi arabeschi praticamente, sì, sì, che ci sono sotto gli alberi nella copertina, penso che rappresentino, non lo so precisamente, però immagino che possano rappresentare una parte del libro in cui io descrivo una sorta di discesa immaginaria sottoterra di una goccia d'acqua. L'acqua che scende viene succhiata da tutta una serie di parassiti, di vermi, di animali, fino a cadere al centro della terra, dove cade sulla lava, insomma. Sì, me la ricordo, avendolo letto. Ecco, quella è una delle parti in cui proprio ho ascoltato più assiduamente il bolero. Volevo che fosse proprio un bolero quella parte, insomma, quel momento in cui c'è questo ragazzino di circa 20 anni, forse con qualche problema, ecco, cognitivo, che vede la realtà tutta a modo suo e che immagina appunto questo, che sottoterra ci sia un brulichio di animali, insomma, infernale praticamente. Le peggio cose, ma si vede Satana, si vede i ratti, un macello. Ci sì, sono sì, questi elementi. È un po' fuori di testa lui. Sì, ma mi piace che hai detto che forse è fuori di testa, perché effettivamente non lo capisci mai bene. Cioè, tu alla fine sei quasi convinto che sia così, però ne dubiti spesso, molte volte. E sì, vorrei dire un'altra cosa del romanzo: ci sono alcuni elementi, come tu dici, i ratti, c'è lo scirocco, ci sono gli scarafaggi,
c'è Satana, ci sono alcuni elementi che, a cui si riferiscono più personaggi nello svolgersi della storia, e più vai avanti più ti rendi conto di come tutto questo faccia anche alla fine di un capitolo in cui nell'ultima pagina ho notato che li metti quasi tutti praticamente insieme, come se alla fine si attacca su tutto. Deliro un'altra volta? Beh, allora, facciamo ordine. I ratti. Sì. I ratti sono, non dico esattamente, non proprio una mia ossessione, non sono un'ossessione della mia vita, ma sono una cosa che letterariamente, di cui letterariamente mi piace parlare, lo so, è una cosa strana, insomma, non lo so, sicuramente è parecchio strana. Insomma, io a un certo punto, a casa mia, dove abitavo un po' di anni fa, avevo un soprattetto di legno. Dentro questo soprattetto, a un certo punto, si sono sentiti dei passettini. Questi passettini erano dei ratti. Quindi cosa abbiamo fatto? Da qui nasce appunto questa ossessione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato questo disinfestatore per questi ratti, che stavano facendo veramente un macello, insomma, non sto a descrivervi quello che stavano facendo, scavavano nel legno, nel muro, insomma, era una cosa allucinante. E il disinfestatore sembrava Clint Eastwood, è entrato serafico in casa mia, fumando, senza chiedermi se potesse fumare, tra l'altro. È entrato così, fumando, ha guardato il coso, ha sentito i passettini, ha fatto un buco nel tetto, così, in silenzio, senza dire nulla, ha fatto questo buco nel tetto, poi ha messo la testa, poi ha guardato il ratto, si è girato verso di me e mi ha fatto ratto norvegese. Così. Allora, a quel punto, da quel momento io ho questa fascinazione per i ratti norvegesi, che c'è anche nei cani da fuori, che sono questi animali appunto fastidiosissimi che il disinfestatore poi mi spiegava sono i peggiori di tutti, mangiano qualsiasi cosa, rosicchiano i muri, ecco perché erano passati, hanno rosicchiato un muro che non so, sì, un ratto castoro, e quindi insomma sì, un ratto castoro, è un ratto enorme, è una cosa, sembra un cane, però è un ratto. Quindi hai aperto un allevamento, quindi tu dopo. Sì, a quel punto io giustamente e mi è rimasto in testa questa cosa dei ratti e del disinfestatore, per cui è una sorta di ossessione. Ci sia nei cani da fuori che qua, che appunto nella storia del ragazzino, ed è anche un animale che mi sembra sempre, anche se poi non è esattamente così, però lo vedo sempre, lo penso come un animale che viene fuori dalla terra, viene fuori dal sottoterra, sta nelle fogne, sai, sta sotto, sta nascosto, sempre nascosto. Quindi immagino che in una sorta di apocalissi, se tu incominci a vedere tanti ratti per la strada, c'è qualcosa che non va. È vero, e quindi anche è un per classico. Quello li ho voluti usare. Anche per quello li ho voluti usare in questo libro. Poi cos'erano le altre cose? Perché parlando di ratti, poi. Diciamo che i ratti sono un po' il segnale del flagello, praticamente. No, ti avevo detto lo scirocco, diciamo, Satana, un po' di cose, un po'. Gli scarafaggi, Satana, anche più di scarafaggi viola. Scarafaggi viola e veloci, certo, che sono degli scarafaggi che non che io ho visto una volta, non qui, non in Sardegna, li ho visti in Messico, dove hanno hanno degli insetti che sono molto più cattivi di quelli che ci sono. Sì, ma li mangiano pure in Messico. Non lo so, io non ho provato. Antonello sì, ha detto che sono buoni. No, veramente sono buoni. ci credo, io voglio i burritos, il nacho, insomma queste cose qui, mi sono tenuto sul classico. E insomma ci sono questi scarafaggi che sembrano, anche in questo caso sembrano degli animali, sono enormi, sono velocissimi, se cerchi di prenderne uno rimane attaccato alla terra, fa forza, è quasi più forte di te, insomma è una cosa impressionante. E quindi anche questo animale mi è rimasto in testa, e quando ho pensato a descrivere il sottosuolo ho pensato anche che ci fosse questo brulicare di scarafaggi, di bisce nere. Lo scirocco è una cosa che fa parte anche un po' della Sardegna, nel senso che soffia spesso, e quando soffia è incessante, è fastidioso, e poi soprattutto alcune volte in Sardegna si confonde per scirocco quello che è invece il vento caldissimo portato, riscaldato dagli incendi che devastano i nostri boschi, e per cui insomma il vento caldo, insomma, mi sembrava un elemento imprescindibile di questa narrazione, visto che è tutto ambientato in Sardegna. E qual era l'altra cosa? Satana, l'ultima. Antonello, gli piacciono questi argomenti, quindi proprio se le ricordiamo. Ma Satana è bellissimo, nel senso che io il Satana che c'è nel libro non è esattamente un Satana, come dire, biblico,
anche sì. se mi sono anche un po' letto dei passi o qualcosa del genere, insomma, per cercare. Dovete sapere che ho una Bibbia che mi ha regalato mia nonna, la regalavano in fascicoli nel TV Sorrisi e Canzoni, e lei brava brava me li ha fatti tutti e poi a un certo punto me l'ha regalata, quindi c'è la Bibbia del TV Sorrisi e Canzoni. Non è bella, bella, sicuramente un pezzo raro. Comunque il mio Satana è un po' è un Satana filmico, quasi da film di serie B, infatti a un certo punto si mette anche a ballare in limbo, perché io sono ossessionato, lo ero soprattutto diciamo da ragazzino, dopo aver visto L'Esorcista, come tanti di noi, come me, ero sì, ossessionato sì. dal fatto di poter diventare, di poter essere posseduto dal demonio, insomma, da ragazzino. Ora la cosa è scemata, anche perché poi c'è un'età, però diciamo che ogni tanto t'è rimasto. Riaffiora questa paura, riaffiora, ma non tanto la paura, insomma, mi è rimasto anche il ricordo di quella paura, e quindi ho pensato a questo ragazzino che fosse terrorizzato dall'arrivo di Satana, che schiocca le dita e non gli impedisce di guardare la partita, poi tra l'altro. Mi piace molto che ci hai raccontato tutto, diciamo, questo humus tutta la parte del tuo romanzo. Sì, spero che possa aiutare anche molto il lettore. A me, per esempio, sono gli momenti a cui ho fatto caso, quindi mi è piaciuto molto. Guarda, senti, sì. Gianni, ci ascoltiamo il prossimo brano, poi torniamo e concludiamo un po' tutta quanta l'intervista che abbiamo fatto, ok? Perfetto. Ok, allora ci ritroviamo tra pochissimo. A tra poco. Telefonica con noi, pronto? Sì, eccomi, sì, sono sempre qui. Sei stanco, Gianni? No, perché? No, vabbè, che ne so, sono le 11:30, no, magari. Non lo so. Sei un animale notturno? No. Preferisco dormire. Non sarà normale. Non troppo, ecco. No, perché di solito quando abbiamo intervistato Gibi alle 11 è crollato, ho detto ragazzi voglio andare a letto, ma lasciatemi andare. L'abbiamo stancato, no, vabbè, ma poi sì, certo, no, vai, dite, diciamo che si è fatta una certa ora, però va bene, non sono stanco, no. Perfetto, no, noi invece un po' siamo stanchi, ecco, era una scusa per dirtelo, la verità è questa. Antonello è un po' stronzo, Antonello, non ci fare caso. No, sto giocando, era per vedere se mi insultavo, però non mi ha insultato. Vabbè, non ti vuoi insultare così, Antonello. Guarda, se tu me lo dici mi mandi un messaggio e dici Antonello che è uno stronzo, io glielo ripeto comunque. Ok, dopo concludiamo dopo allora. Dopo si ripete. Guarda, sono contento che hai scelto Johnny Cash perché mi piace molto. Lo so che non c'entra niente. Che cosa, Johnny Cash? Sì, no, dico, sono contento che hai scelto Johnny Cash perché mi piace molto. Anche a me. Ma penso a tutti, credo a tutti. Sì, penso. È stato carinissimo a parlarci di questo tuo libro, Mette Pioggia, lo ricordiamo, che è ancora in vendita, anche perché è uscito da poco, perché è uscito da una decina di giorni scarsi, quindi è assolutamente in vendita. E ne stai già scrivendo un altro? Sì, prima che uscisse, insomma, sto scrivendo un altro libro, un cosiddetto romanzo di formazione. Ci vorrà ancora un bel po' di tempo. Ho da poco superato la metà, insomma, in quello che è il mio progetto. Va bene, allora. La storia di un uomo che si chiama Adamo, che è un uomo enorme, pieno di tatuaggi, è super dotato. Ecco, questa è la storia. Ah, ok, perfetto. Quindi è la storia di Rocco Siffredi, quindi, ho capito. Bene, un bel libro sarà. No, non precisamente, però. Vabbè, magari c'è qualche punto di ispirazione. Lo sfrutterà il Batacchio in qualche modo. Sì, ma quello diciamo più o meno come Rocco Siffredi. Ah, ok, perfetto. Okay. Perfetto, quindi una buona vita sentimentale, insomma. Vabbè, chiamala sentimentale. Vabbè, volevo essere carino. La vita mondana di Adamo. Va bene, allora, esatto. Noi ti ringraziamo, dobbiamo assolutamente chiudere, volta la carta, siamo anche in ritardo, quindi ti ringraziamo veramente tanto, sei stato carinissimo, gentilissimo. Quando vieni a Roma faccelo sapere perché ti veniamo a trovare volentieri, magari se hai qualche presentazione qui dalle nostre parti, ci farebbe piacere incontrarti. Ve lo farò sapere, grazie mille a voi, a Danilo, Antonello, grazie a Radio 2.0. Credo forse verso settembre sarò a Roma, vediamo un po', ve lo farò sapere. Va bene, noi ti aspettiamo. Ascoltatori. Grazie.
Grazie, allora noi vi auguriamo una buona notte a tutti quanti. Vi ricordiamo l'appuntamento a martedì prossimo con Volta alla Carta. Domani pomeriggio c'è Chi se ne frega della musica, domani mattina c'è Good Morning Tuscia. Non l'ascoltate perché Gianluca non è bravo, quindi non ne vale la pena assolutamente. Ma allora chi lo dici a fare? Ma io lo dico per sfottero, perché tanto qui in seduto. Ok. Va bene, allora Dani, io ti ringrazio, ci troviamo martedì prossimo. Ci ritroviamo martedì prossimo. Che libro facciamo? I nostri ascoltatori. Non so, sono Salinger, indeciso. Facciamo Salinger, dammi retta a me. No, guarda, lo sei uno degli scrittori che piace molto a Gianni? Ma piace tanto Salinger. Io non l'ho mai letto, però infatti mi vergogno e lo farò. Leggi Giovane Holden e poi lo facciamo. Sì, con una settimana tu di tempo. Te l'ho chiesto, me lo presti? No, non me l'hai prestato. Domani te lo porto. Vedi, davanti agli ascoltatori fa quello bravo. Mi ha detto no, subito, no, così niente. Domani te lo porto, te lo prometto, dai. Va bene, dai, buonanotte a tutti. Ok, buonanotte a tutti.